Il suo mandato sta per scadere. Un bilancio di questi due mandati come guida dell'Ateneo di Catania, quali sono? È vero che abbiamo velocizzato il processo che porterà all'elezione del nuovo rettore. Ricordo che voteremo in prima battuta il 21 febbraio, ma il mio mandato scadrà il 31 ottobre, quindi ancora c'è un percorso lungo che spero, dopo questi mesi di giusto freno che abbiamo messo alle attività per far sì che la campagna elettorale per il nuovo rettore si svolga in modo più sereno possibile, dopo in piena risonanza con il nuovo rettore eletto, chiunque dei candidati che si sono proposti, ma anche quelli che si dovessero proporre, sono persone di livello, sono persone con le quali io sono in grado di collaborare. Ci ho collaborato con molti di loro, ma sono in grado di... Quindi quando si dice sì, però se per caso il nuovo rettore la pensa diversamente, certo, se la penserà diversamente ne prenderemo atto comunque del fatto che ha avuto una maggioranza che lo ha espresso, e faremo di tutto per riportare insieme la serenità dentro l'Ateneo, che si è persa nei momenti dell'approvazione dello statuto, come è avvenuto in tutta Italia, ma che in qualche modo da noi, probabilmente anche con la concomitanza delle elezioni regionali e in futuro di quelle nazionali, ancora non abbiamo ritrovato. Dobbiamo fare di tutto per ritrovarla. Le cose che abbiamo fatto, noi avevamo promesso una cosa essenzialmente, che l'Ateneo andasse a posizioni migliori nelle classifiche nazionali e internazionali. In soldoni, questo è il risultato che abbiamo portato a casa con l'aiuto e il contributo di tutti, anche di coloro che non l'hanno pensata come noi, anche di coloro che ci hanno criticato, ci criticano, perché comunque sono stati da stimolo per migliorare le attività del nostro Ateneo. Noi siamo in questo momento, l'Università di Catania, ai primi posti delle università del centro-sud, e siamo entrati per la prima volta quest'anno nella classifica internazionale QS delle migliori 600 università del mondo. Ci siamo entrati dal basso, era impensabile entrare nelle prime posizioni. Siamo tra gli Atenei italiani, 21esimi su 23 Atenei che sono riusciti ad entrare in questa classifica. Abbiamo reso in ogni modo trasparente al massimo il processo, le delibere del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione, appena vengono approvati i verbali, vengono messi a disposizione del mondo, perché li mandiamo a tutti e li mettiamo sul sito. Abbiamo dato e diamo a tutti la possibilità di criticare, anche ai giornalisti tra virgolette trovare dei piccoli scandali, oppure inventarsi degli scandali di grande rilevanza, e questo è importante, perché comunque l'Ateneo si fa valutare, si fa mettere in discussione. È chiaro che non possiamo permettere che ci siano delle notizie false pubblicate, perché in questo caso, pur mantenendo l'ottimo rapporto con tutti, perché non abbiamo nessuna intenzione di entrare in controversie giudiziarie con la stampa, diciamo la nostra. Io penso che l'autonomia e la libertà dell'Ateneo finisce quando comincia l'autonomia e la libertà degli editori e dei giornalisti di fare il proprio lavoro, e viceversa. A chi denuncia che la mozione del Senato è un alibi per depotenziare un po' i suoi poteri, come risponde? Ma nei fatti è anche vero. Appare chiaro che, essendoci la campagna elettorale per il rettorato, se uno dei candidati, solo uno su tre, o su quattro per meglio dire, chiede la revoca della mozione, se il rettore porta il punto all'ordine del giorno imponendo la revoca della mozione,
A quel punto, nei fatti, dà un punto di vantaggio a uno dei candidati rispetto agli altri tre. Quindi cosa mi è stato chiesto? Su punti di così rilevanza, poiché è impensabile che il rettore vada in consiglio d'amministrazione ad imporre, per esempio, a uno dei candidati che già si è espresso sul fatto che la mozione è solo una linea guida, che non crea alcun problema, che è solo un modo con cui tutti dobbiamo metterci in discussione durante le nostre giornate di lavoro, se avessi imposto la votazione di questa mozione a uno dei candidati che ho con me in consiglio d'amministrazione, non avrei fatto il bene dell'Ateneo e avrei operato male. Quindi un attimo riflettiamo, ragioniamo. Cosa dicono le linee guida? Le linee guida dicono che quando parte un procedimento disciplinare, un avviso, è come se fosse un avviso di garanzia. Tra parentesi, io ritengo che se arriva un avviso di garanzia a chi che sia non si possa candidare alle elezioni, quindi sono molto rigoroso da questo punto di vista. Ancora di più questa legge che è stata approvata o che sta per essere approvata dei 2 anni sulla condanna definitiva, io sono molto più rigoroso. Dico subito che sono per escludere dalle liste tutti quei coloro i quali hanno un avviso di garanzia, eventualmente a partire anche da me. Chiudo questa parentesi e dico che se arriva un avviso di garanzia, si cerca di dialogare col proprio avvocato e si cerca di portare le proprie ragioni. Il fatto che quando arriva l'apertura di un procedimento disciplinare, il rettore o uno dell'Ateneo faccia partire una mail diretta eventualmente al Dipartimento, anche a tutto l'Ateneo o alla stampa, dicendo che il rettore ha fatto partire un provvedimento diffamatorio, quello nei fatti già porta un conflitto forte con il collegio di disciplina. Ricordiamo che il collegio di disciplina è composto da colleghi del nostro Ateneo che sono stati votati nei dipartimenti e in senato accademico a scrutinio segreto. Devono essere lasciati sereni quando c'è un procedimento aperto, perché ognuno nell'ambito del rispetto delle regole deve poter fare la propria parte. Le linee guida quindi non sono sono solo stati un motivo di contendere mediatico anche per la campagna elettorale, perché è normale che eventualmente uno dei candidati dica cose diverse dagli altri tre. Ieri sera abbiamo visto il dibattito tra i 5 candidati alle primarie del PD e ci siamo fatti un'idea che ognuno cercava di andare a sponsorizzare un punto o un altro anche per attrarre voti, anche per l'interesse mediatico. Non sono un motivo serio di contendere. Cerchiamo di capire come i candidati vogliono costruire il nuovo Ateneo, cosa si continua a fare per esempio col numero programmato, qual è lo spazio politico che l'Ateneo vuole occupare rispetto agli altri del centro-sud in termini di didattica, di ricerca e di formazione, qual è la linea da tenere sul contatto con il territorio, sull'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sulle collaborazioni istituzionali. Su questo io invito i candidati a pronunciarsi e farò di tutto per dare loro una mano, perché il nostro Ateneo alla fine esca sempre più compatto. Perché ricordo che per esempio, così come ieri c'è stata una giornata mediaticamente in difficoltà, perché si scopre che negli Atenei c'è la parentopoli, ma stiamo scoprendo l'acqua calda. Andiamo a vedere chi in questi anni ha cercato di mettere un freno, e sicuramente a Catania abbiamo cercato di mettere un freno, e andiamo a fare le indagini anche agli altri Atenei, perché se ci sono i giornalisti catanesi che fanno scoprono l'acqua calda delle parentopoli di Catania senza fare lo stesso lavoro per gli altri Atenei, nei fatti indeboliamo il nostro Ateneo, che poi si presenterà non a testa alta come invece deve essere quando è il momento di essere valutato in campo nazionale e in campo internazionale. Secondo lei quali sono le conquiste più alte che ha fatto in questi 2 mandati?
Ma io ricordo che nel nostro Ateneo era difficile avere le circolari che arrivavano dal MIUR. Noi abbiamo aperto l'Ateneo a tutti e a tutto il territorio. Oggi non è un caso appunto che se c'è un 30% di opposizione, tra virgolette, un 30% di colleghi, di docenti, di studenti che non hanno votato il rettore. Io ricordo che non sono stato mai eletto all'unanimità, sono stato eletto circa tutte e due le volte, addirittura la prima volta in seconda battuta, con circa il 70% dei consensi. Appare chiaro che se si governa, e se si governa decidendo, così come abbiamo fatto noi, perché se non si decide non si migliora il livello delle performance dell'Ateneo nel nostro caso, appare chiaro che in questo caso ci sono coloro i quali non la pensano come chi tra virgolette coordina in quel momento, e quindi le controversie ci sono le liti. Faccio un esempio: noi abbiamo messo in pensione una quarantina di ricercatori dopo aver approvato dei criteri, benissimo, 35 hanno accettato la decisione, 5 non l'hanno accettato, di cui 3 hanno fatto ricorso al TAR, ma sono venuti a dirmi: non c'è niente di personale, al tuo posto avremmo fatto la stessa cosa e pensiamo che tu al nostro posto faresti la stessa cosa, fare il ricorso al TAR perché cercano di rimanere. 2, 1 in maniera plateale, è diventato il nemico principale del rettore, non si lascia scappare un'occasione, qualunque sia la discussione in campo, per attaccare il rettore in modo squallido anche sul piano personale. Quindi da un giorno all'altro uno di quelli che era vicinissimo al rettore, che tanto è vero che mi aveva votato e parlava sempre bene di me, è diventato il mio acerrimo nemico. Ci sta. Addirittura continua a scrivere che si aspetta l'apertura dei procedimenti disciplinari, e qui viene la difficoltà di questa legge che ha dato agli Atenei un problema che in questo momento gli Atenei non dovevano avere. Infatti in consiglio d'amministrazione prossimo 30 novembre ho messo il punto all'ordine del giorno, perché chiederemo in maniera forte al governo di ridare al CUN la responsabilità dei giudizi. I rettori fanno partire i procedimenti come avveniva in passato, ma i giudizi, è impensabile che in questo clima difficile che c'è negli Atenei, anche per la diminuzione esponenziale di risorse, è impensabile che gli Atenei possano avere anche questo problema di gestire una cosa così delicata, perché i diritti tra virgolette dell'accusato finiscono quando cominciano i diritti della comunità di avere delle regole che tutti devono rispettare. Vuole dire qualcosa agli studenti dell'Università di Catania? Siamo orgogliosi, perché non è un caso che noi già siamo in piena operatività, l'anno accademico è cominciato bene, abbiamo il numero programmato, il livello, ormai ci sono le prime statistiche di questi primi anni di lavoro, il livello, la qualità dei nostri studenti è tra le migliori del centro-sud, perché il numero programmato permette agli studenti di scegliere, gli studenti più bravi stanno scegliendo l'Università di Catania. Ricordo che in altri Atenei, anche siciliani, 2-3 giorni fa hanno riaperto le iscrizioni per 1.800 circa studenti, perché non hanno raggiunto il numero programmato da loro stessi. Noi puntiamo a un Ateneo in cui lo studente sia seguito sempre meglio, e non è un caso che siamo intervenuti anche nella rimodulazione di alcune commissioni per gli studenti fuori corso che dopo 2 anni non hanno superato una materia per le difficoltà che talvolta vengono precostituite dalle commissioni. Siamo intervenuti, per questo ci siamo presi le proteste. Gli studenti sono tranquilli a Catania sul fatto che c'è un rettore, che ci sono dei direttori di dipartimento, dei presidenti di corso di laurea che hanno a cuore i loro problemi e che, fermo restando
tanto che la qualità del loro lavoro deve essere buono, magari non dire eccellente perché altrimenti siamo troppo ambiziosi, ma fermo restando che la qualità del loro lavoro sia buono, dobbiamo fare di tutto per laurearli nei tempi più brevi possibili.